Laudetur Iesus Christus, carissimi figlioli, sembrerebbe che da quando il sangue di San Gennaro non si è più liquefatto, una notizia pesante dietro l'altra arriva. È difficilissimo individuare notizie buone, notizie belle, notizie gioiose. In questi giorni il mondo intero sta guardando, nei primi giorni di questo anno 2021, anno del Signore, che noi, ve lo ricordo, abbiamo dedicato e consacrato allo Spirito Santo, la terza persona della Divina Trinità. In questi giorni il mondo intero sta guardando, dicevo, agli Stati Uniti d'America. Quello che è accaduto nei giorni scorsi lì entra nella storia e vediamo molto bene come è ormai sempre più evidente che i mass media alterano la verità dei fatti, la alterano e la manipolano per riuscire a tenere le masse nella menzogna. In definitiva dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, ecco perché a Lui abbiamo dedicato questo 2021, che ci dia la luce giusta per interpretare ciò che sta accadendo attorno a noi. Sono tempi dello scontro diretto, è sempre più evidente che di fronte al popolo che è sovrano, le finte democrazie stanno portando avanti un ben preciso progetto. E chi si para dinanzi, come quel famoso giovane a Piazza Tiananmen, vi ricordate, in Cina, davanti al carro armato, viene fatto fuori. Non viene fatto fuori fisicamente, perché altrimenti sarebbe più che evidente l'intento non proprio nobile del nuovo ordine mondiale, ma i media provvedono a farlo fuori moralmente, a delegittimarlo, a infangarlo, a ridicolizzarlo, a fargli terra bruciata intorno. Lo stiamo vedendo molto chiaramente in questi giorni con Donald Trump. Vi è nel popolo che è sovrano una piena consapevolezza, in quelli che hanno le idee chiare, che le cose stanno diversamente da come sono accadute. E a questa cosa qui dobbiamo continuamente essere pronti. Dobbiamo essere pronti con la capacità che viene dallo Spirito Santo di interpretare ciò che accade attorno a noi. Perché non ciò che ci offrono i media, i notiziari televisivi, i grandi organi di stampa, i giornaloni nazionali è corrispondente e aderente alla verità. Allora dobbiamo chiedere la luce allo Spirito Santo per interpretare. Questa è una battaglia, miei cari figlioli, che si combatte proprio sul piano della interpretazione dei fatti. E qualunque cosa questo comporti, non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo rinunciare alla verità. Stamattina nella rubrica Santi e Caffè io ponevo un paragone che penso tutti voi qui dentro apprezzerete tra le finte elezioni di Bergoglio come Papa e la finta elezione di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti d'America. Finta è quella e finta è quell'altra. Appena nel mondo si alza qualcuno per dirlo, guardate come lo fanno fuori moralmente. Gli sottraggono la dignità umana. Loro non interessa versare il sangue, almeno non fino ad ora. A loro interessa che versino la dignità morale, si arriva a togliere anche la dignità di uomini, e potete immaginare che parlo anche a livello personale. E Trump sta subendo l'onta dai media che ha subito Benedetto XVI. E mentre il Vaticano siede un usurpatore del trono di Pietro, alla Casa Bianca siede un usurpatore della più grande democrazia mondiale. Perché Trump ha le prove, le ha dette, di essere stato eletto lui come presidente degli Stati Uniti d'America. Stiamo vivendo la storia, figlioli cari. Certo, chi di voi come me è passato dai primi anni 2000 si ricorderà il crollo delle Torri Gemelle. Fino al 2000 e dagli anni 80 è stato in Occidente un galoppare sul piano economico, sul piano politico, sul piano sociale, a parte qualche neo, perché il peccato originale c'è sempre, ma nell'insieme si è cavalcato felicemente. Abbiamo galoppato cavalli felici. Il 2001 col crollo delle Torri Gemelle ha costituito uno spartiacque, è iniziata la piaga del terrorismo islamico che in qualche modo ha cambiato la storia dell'Occidente.
Lo ricordiamo tutti molto bene, prima Al-Qaeda e poi l'ISIS hanno sparso il terrore. È da qualche anno che ci sono stati gli attentati in Francia, a Parigi, al Bataclan, allo stadio di Parigi e poi via via in giro per il mondo. Ma certo quello che stiamo ora vivendo in questo anno del Signore 2021 inizia proprio con questa consapevolezza, e cioè che a tutti i costi deve andare avanti la menzogna, che a tutti i costi deve trionfare la truffa, la falsità, e il padre di tutti questi è proprio Satana. È proprio Satana. Satana, Gesù lo definisce il padre della menzogna, è così definito da Gesù. E noi vediamo che il mondo è veramente segnato dalla menzogna. Domani e dopodomani ritornano le zone rosse in tutta Italia. Non vorrei essere l'autore di visioni pessimistiche, ma sembrerebbe che qui da noi in Sicilia ci dovremmo preparare a 3 lunghe settimane di zona rossa, perché la Sicilia è una delle regioni più colpite dal contagio. Non so, fate voi, decidete voi come stanno esattamente le cose. Voi sapete che esistono i cosiddetti negazionisti di Auschwitz, sono ridicoli, non so se siete d'accordo, perché tu vai ad Auschwitz e vedi i campi di concentramento, si può discutere su quanti morti al limite, però i campi di concentramento e le camere a gas ci sono state. Ora, io non escludo, attenzione, che ci siano morti per il Covid, non escludo che sia un virus letale, non escludo che sia un virus dal quale guardarsi. Vorrei persino credere che Conte in Italia e la Merkel in Germania, per fare solo due nomi, sono assolutamente preoccupati, come è giusto, di difendere la salute pubblica dei loro popoli. E tuttavia, rispetto a come stanno andando le cose, permettetemi di dirlo, io non ho visto morti per strada, non ho visto cumuli di morti. Si dice che questo è perché funziona il sistema sanitario e perché non lo si dà a vedere e così via dicendo. Ad ogni modo, figli cari, noi dobbiamo avere occhi per vedere, e questo ce lo concede lo Spirito Santo. Nel racconto dei Re Magi, che ancora oggi, in questi giorni di Epifania, ci viene proposto dalla liturgia della Messa, i Magi si lasciano guidare dalla stella. La stella è luce, dicevo ieri, nel buio, è luce nella notte. E la stella indica tante cose, indica il Messia, indica Maria, indica la fede, ma questa sera vorrei dirvi, la stella indica lo Spirito Santo. Preghiamolo intensamente, ogni sera alle 23 c'è il rosario dello Spirito Santo. Preghiamolo con insistenza, cantando anche da soli il Veni Creator, perché lo Spirito Santo ci dia la luce, come l'ha data ai Magi, di essere condotti sulla strada giusta, affinché in questo tempo di tenebre viviamo nella luce, in questo tempo di menzogna viviamo nella verità. Noi che ci siamo schierati con Papa Benedetto XVI sappiamo già tutto questo, neanche ci scandalizziamo che possa venire alla Casa Bianca se è avvenuto nelle stanze sacre del Vaticano. È il progetto del nuovo ordine mondiale, che vuole costruire un governo unico in tutto il mondo, che vuole resettare il pianeta Terra per costruire degli obiettivi ben precisi. Noi guardiamo a Maria, la madre del Signore, siamo a lei consacrati, le chiediamo che ci assista, che ci protegga, e anche noi come Magi compiamo questo nostro itinerario di fede. A noi è stato detto, chiesto di vivere questo tempo. Dobbiamo viverlo sapendo che noi dobbiamo testimoniare la speranza, che noi dobbiamo testimoniare la verità, che noi dobbiamo testimoniare la fede, che noi dobbiamo testimoniare la luce in un mondo che diventa sempre più ricolmo di buio, di menzogna, di falsità e di tenebra. E la Madonna certamente è con noi, non ci lascia soli, ci accompagna, ci protegge, ci sostiene. Notate bene, badate bene, miei cari figlioli, il New World Order, che sta già agendo, tende a fare colpi di Stato come ha fatto in Vaticano e a Washington, e poi cerca di rendere le cose normali
come se nulla fosse. Preparatevi, nei giorni prossimi tutto tornerà come se nulla fosse. Non è accaduto nulla, peccato ci siano stati 4-5 morti, però abbiamo sistemato le cose, Trump si è convinto che non è lui stato eletto, Biden festeggerà l'ingresso nella Casa Bianca e tutto apparirà normale come quando appare normale Bergoglio in Vaticano. Ma chi ha occhi per vedere sa che Bergoglio non è il Papa. Sa che è stato eletto invalidamente, sa che il Papa è Benedetto XVI e solo con lui esiste la vera Santa Chiesa Cattolica. Ed allora in questo anno dello Spirito Santo che noi gli abbiamo dedicato 2021, lasciamoci guidare da lui, dallo Spirito Santo, la terza persona divina. Fons ignis spiritualis unzio. Chiediamo allo Spirito Santo che scenda in noi, che ci dia la luce, che ci dia la forza, che ci accompagni, e non smettiamo di ripetere continuamente il cuor nostro mentre compiamo questo itinerario di fede, come i re magi che vedevano la stella e noi guardiamo la stella che è Maria, non smettiamo di ripetere: Veni Sancte Spiritus, Veni per Maria, Laudetur Iesus Christus.